Siamo con il presidente Orazio Ferrari che ci commenterà un attimino la partita, ma vorrei chiedere, ci faccia un po' un'anticipazione, che è successo nel spogliatoio dopo la partita? Ma dopo la partita ho visto una gioia immensa da parte di tutti i ragazzi, hanno continuato per 5 minuti consecutivi a urlare Forza Pistoiese, a inneggiare per la Pistoiese, questo è un segnale importante, la dice lunga su quanto tenevano a portare in fondo con la vittoria questa partita, tra l'altro conquistata con una squadra direi ottima, quindi insomma un risultato ancora più, che assume ancora più importanza. Abbiamo visto mister Morgia esultare in modo molto, molto vistoso alla concessione del calcio di rigore, come può spiegare questa grande esultanza? Ma c'era molta tensione, è chiaro che sull'1-0 le partite sono sempre un po' in bilico, domenica scorsa sapete quello che è successo con una partita stravinta, quindi ovviamente la concessione, peraltro direi del tutto legittima, del calcio di rigore, evidentemente ha dato questo sfogo, questa liberazione insomma, di questa speranza del raddoppio, poi così è stato e quindi in qualche modo insomma, la tranquillità di aver portato in fondo la partita. In via della Madonna vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini, un esempio, pan bab 1,50€, hot dog a 1€, grande rifornimento di ogni genere di oggetto, vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Siamo con mister Morgia, oggi mister l'abbiamo visto particolarmente esultante nell'occasione del rigore. Sì, è una risultante perché è una partita che era in bilico, una partita a cui era difficilissima, l'ho già detto più volte, continuo a ripeterlo, secondo me l'Ossia Mare è la squadra migliore che ho visto in questo campionato e non solo, perché le 11 partite che ho fatto l'anno scorso, una squadra così organizzata, così di grande personalità, così con grande spirito di gruppo, non mi era mai capitata in questa categoria, quindi aver vinto contro questa squadra e soffrendo è sinonimo di quel qualcosa in più che io sto cercando di far raggiungere a questa squadra, perché se si vogliono raggiungere gli obiettivi non sempre si può essere belli, bisogna imparare a soffrire, oggi l'abbiamo fatto e alla fine abbiamo portato avanti 3 punti che sono importantissimi, ma non per la classifica ma per come li abbiamo raggiunti. E poi c'è la cosa più bella che è che ancora una volta chi è entrato non ha fatto rimpiangere chi è uscito e quelli che sono entrati sono giocatori che secondo me da qualsiasi altra parte farebbero i titolari, qua entrano, escono e questa è una cosa che per un allenatore è importantissima. E se potevo fare la quarta sostituzione mi sarebbe piaciuto mettere in campo l'ultimo vecchio che era in panchina, che è De Angelis, che sta pian piano ritrovando se stesso e che partecipa come tutti ai successi di questo gruppo. Mister Caputo, Morgia ha appena dichiarato che nelle 14 vittorie in casa della Pistoiese da quando lui è alla guida della squadra, questa è stata la più difficile con la squadra più forte. Ma detti da mister Morgia i complimenti valgono doppio, perché un allenatore con la sua caratura e con la sua esperienza fanno veramente piacere e questi complimenti li giro ai miei ragazzi, perché secondo me la prima frazione hanno offerto una prestazione veramente da ottima squadra. Senta, cosa è successo sul 2-0? Abbiamo visto un parapiglia in campo, lei come giudica quell'episodio? Ma io tanto sono stato calciatore che so che quello che succede in campo non deve poi portarsi al di fuori. È normale che c'è del nervosismo perché c'è della tensione. Fortunatamente fra persone intelligenti è finito tutto lì, è finita la partita, i miei ragazzi sono andati a fare i complimenti perché era dovuto e giusto così farli alla Pistoiese. Alla fine non è successo secondo me assolutamente niente, però se nel calcio addirittura togliamo quell'agonismo e quel temperamento che lo fa diventare bello, sarebbe un altro sport. Grazie mister, ma l'Ostia Mare dove vuole arrivare?
L'Ostia Mare vista oggi penso che a ridosso delle big come Pistoiese, Arezzo e Foligno può trovare, è giusto che lo trovi, un posto importante. Oggi siamo usciti consapevoli di essere una buona squadra, al secondo tempo letteralmente abbiamo messo alle corde la Pistoiese e scusatemi se lo dico, secondo me se fosse arrivato il pari non avremmo rubato niente nel secondo tempo. Angelo Buglio dopo 3 giornate di squalifica torna in campo con tanta voglia di giocare e sblocca il risultato di una partita molto difficile. Sì, diciamo che queste 3 settimane sono state dure per me perché venivo da un'espulsione ingiusta secondo me, e da una squalifica di 3 giornate ancora più ingiusta. E ho sofferto in queste 3 settimane perché non ho potuto contribuire con la squadra nelle partite. Oggi sono rientrato, avevo tanta voglia di giocare e è andata bene sia per il gol sia per la vittoria importante contro una squadra forte. Ci vuoi raccontare il gol? Sì, praticamente è stato un passaggio filtrante di Bigoni che mi ha messo praticamente davanti al portiere e sono riuscito a fare un piccolo pallonetto e a sorprendere il portiere. Ostia Mare è squadra molto tosta. Sì, è una squadra molto tosta, di qualità e secondo me metterà in difficoltà un po' tutte le squadre perché oggi si sono presentati qua, venivano da 3 vittorie fuori casa e sicuramente ci hanno messo anche in difficoltà. Noi siamo stati bravi a essere concreti nelle occasioni che abbiamo avuto. Se posso dire una cosa, volevo dedicare il gol a Zibaldino, che è un mio caro cugino. Siamo con Maurizio Peluso, anche oggi è in gol. Ci vuoi raccontare l'azione che ha portato al calcio di rigore? Ma è stata una buona azione. Ho preso palla sul lato sinistro, sul lato destro loro, sinistro nostro. E ho aspettato che Vinicleri si inseriva e gli ho messo una bella palletta, dove dopo lui ha fatto una bellissima cosa, un bellissimo aggancio e saltando l'avversario è stato messo a terra e ha fischiato il rigore. Maurizio Peluso, ma questa media gol è una cosa abituale o un'eccezione? Ma guarda, dico la sincerità, per il momento potrebbe sembrare un'eccezione, però negli ultimi anni non ho fatto il mio ruolo, questo il mister mi mette nelle condizioni di fare il mio ruolo e soprattutto lavorando durante la settimana, facendo le cose che lui mi chiede, credo che mi sta mettendo nelle condizioni migliori ad esprimere le mie qualità. E grazie ai miei compagni, grazie al mister, spero di continuare sulla strada giusta e di continuare così.